Tutto intorno a me cambia e la mia vita è sempre la stessa. È finito un altro anno scolastico e sono sempre qui, con un anno in più. Con il giro vita che aumenta, lentamente, ma aumenta. Capelli grigi non ne ho, perché il grigio è dominante in tutto quello che faccio, che vedo, che tocco. 40 anni sulla carta d'identità, qualcosa in più dentro. Da 10 anni chiuso in un monolocale in affitto. Con 1300 euro al mese non posso permettermi di più. Sono un professore di italiano in un istituto tecnico. La scuola è finita, ci sono stati gli scrutini e da oggi comincia il periodo di vuoto assoluto, l'estate. La mia vita è la scuola, vivo per la scuola, do tutto, ma odio il mio mestiere. Passare 18 ore la settimana con un gruppo di selvaggi che non se ne fottono niente di letteratura, il cui unico pensiero è quello di essere promossi, di fare sesso e di fumare, non è il massimo. Eppure cerco di nascondere a tutti i costi questa mia pena. Paradossalmente i miei alunni mi amano, forse perché non metto voti. A fine anno il 6 è assicurato per tutti. Forse perché quando mi accorgo che Pasolini non interessa nessuno, mi metto a parlare di attentati e di omosessualità. I miei colleghi mi giudicano un ruffiano. Nel bene e nel male sono sulla bocca di tutti. Non mi piace. La mia non è modestia. E la certezza che la vita non ha senso. Perché è meglio esistere pochissimo ed evitare di avere medaglie e un nome che si ricordi. Sarà Laura, o forse Gianna, o forse uno dei pochi fantasmi che popolano la mia solitudine. Ho due donne. Quando sto con una penso all'altra. Quando una è triste, l'altra è allegra. Così resta sempre tutto in equilibrio. Stasera non ho voglia di vedere nessuna delle due. Stasera invidio troppo le persone, la loro capacità di correre, di affannarsi, di arrabbiarsi, di innamorarsi, di dire di no. Non voglio vedere nessuno. Mi piace osservarla, la gente. Per qualcuno questo è l'ultimo giorno e non lo sa. Io non farei niente di diverso. Vivrei l'ora della mia morte come sempre, lievemente, per non far soffrire nessuno, per non soffrire. Sì. Professore, sono Fabiana, quinta A. Manca solo lei, perché non arriva? Non è che ci dai buca? Guarda che se non vieni non cominciamo la festa. Non lo so, davvero, ho avuto un impegno imprevisto, mi dispiace. Professore, che se ne importa dell'impegno? È la festa di fine anno, poi non ci vediamo più, non può mancare. L'aspettiamo, a casa mia, sai dov'è? Thank you.
fare. Ma che dici? Noi siamo più importanti di tutto, non è vero? Professore, grazie per il set, non lo meritavo. Figurati. Dai ragazze, lasciatelo. Andate a ballare. Come sta? Bene. Ti piace la mia vita? Bellissima. Beh, allora poi ci aggiungiamo un'altra... Bene. Ok. Almeno stasera divertiti, dai! Senti, Claudio, sei la solita palla. Guarda che spettacolo, eh? Però niente male le nostre alunne, queste ragazzotte. Peccato che vengono a scuola un po' troppo vestite. Piero, sei il solito porco. Ormai sei grande. Guarda me piuttosto. Non sono poi così male, no? Hai visto come si muovono? Beh. Tu non saresti capace di fare niente di simile. Pensi tu, caro. Dai, vieni con me. Dai, ti faccio vedere io. Balla con me. No. Non ho mai considerato le mie alunne come donne. Sono solo un pubblico facile, generoso, davanti al quale recito quotidianamente i miei monologhi, senza che nessuno mi possa cogliere in castagno. Mi piace conquistare la loro ammirazione e basta. Piegare quel ferro tenero. Sentirmi originale senza doverlo essere. Mi è capitato che qualche ragazza ha lasciato dei bigliettini d'amore nel registro. Ho fatto finta di niente. Non corteggerei mai una ragazza della scuola. Il solo pensiero mi agita. Dai guai bisogna sempre tenersi distanti. Dai, se vengo a ballare. No, grazie, sono un disastro. Ma che importa, siamo tutti qui per divertirci, mica ci sono i voti. Dai, non si faccia a pregare. No, lasciate perdere, non è il caso. Dai ragazzi, andiamo a ballare. Non c'è niente da fare. Non riesco a vivere nella giusta dimensione con i miei alunni lontano dalle quattro pareti dell'aula. Lo sapevo in partenza che sarebbe stata una serata terribile. E ancora una volta non ho saputo dire di no. Eccoli lì, i miei colleghi. Il professor Di Giulio, quello che sfotte sempre le ragazze, che le riempie di complimenti, ma che non ha mai visto una donna in vita sua. La professoressa Valente, un'autentica arpia, il terrore dei ragazzi. Non ci credo che adesso è così disponibile e sorridente. La professoressa Franchini, che in classe non c'è mai, è eternamente in aspettativa o in maternità. Eccoli lì, i miei alunni, giovani, felici, ricchi di speranze e di aspettative, vogliosi di bruciare il tempo e di vivere il futuro. Non sanno che hanno messo alle spalle il periodo migliore della loro vita. Ciao. Non mi hai riconosciuta, sono la sua alunna. Sei Francesca? No. Ah, scusa, Federica. No. Mi spiace, ma non ricordo il tuo nome. Nessuno ricorda il mio nome. È come se non esistessi. Sono Valentina. Ah, già, Valentina. Vuole ballare con me? Thank you.
Allora andiamo a fare un giro fuori. Però tu sei stupido. Perché? Perché ho sempre paura di tutto. Hai preparato la tesina per l'esame? Non cambiare discorso. Ti preoccupi della mia tesina e non ti ricordi neanche il mio nome. No, non dico. Lascia stare. Se vuoi ne parliamo. Di che cosa? Sei proprio un povero professore. Credi che con le parole si risolva tutto? Le parole sono bugie. Non dicono niente di quello che uno può. Mi fai pena. Mi fai pena dal primo giorno che ti ho visto. Avevi una camicia azzurra e un libro. Sorridevi. Ma io lo vedevo che non ho perso. Soffro per te più di quanto soffro per me. Tu non devi preoccuparti per me. Smettila! Smettila di nasconderti, professore! Io sono sulla mia strada. L'ho scelta io. Non ci credo. Tu sei come me. Noi siamo soli. E non certo per scelta. Devi solo smettere di fuggire.